Mi era stato chiesto se si potesse realizzare una mandorla con queste due form, ed oggi andremo a farla insieme. Dopo aver preparato l'unghia e aver applicato la base, scelgo la dual form della dimensione esatta, deve coprire bene i laterali. Applico il mio acrygel questa volta, così vedete un metodo diverso, e lo lavoro già con la forma mandorla. I passaggi sono gli stessi, quindi coprire bene i laterali, cercando di non lasciare buchetti, e guardandola frontalmente dovrete già vedere una forma di simil mandorla. La posiziono sul dito e mando in lampada. Questa volta ho provato a non pinzarla e devo dire che preferisco quando effettuo la pinzatura. Come al solito vado a sgrassare e a limare via lo scalino che si è creato fino a che non sono soddisfatta. Per la parte 2, mi raccomando, lascia un commento, un like e seguimi per non perderla.